Il Salone dell'Ancona Yacht Club di Marina Dorica ha ospitato la 14ª edizione del Premio Nazionale al Merito Sociale, evento organizzato dalla Proloco Calamo di Ancona, dall'Accademia di Scienze e Cultura Marchigiana e dal Comitato Regionale ENDAS per la consegna delle benemerenze a coloro che si sono prodigati e distinti per il senso civico e per la loro professionalità nel corso degli anni verso il prossimo. Abbiamo pensato che dare un senso alle cittadini, ai cittadini che fanno qualcosa per gli altri, sia stato per noi o doveva essere per noi una spinta emotiva, e così è stata. Il nostro privilegio è che noi dobbiamo fare per questo comune, per questa regione. E fare la scelta dei nomi non è sempre semplice? No, perché sa perché? Perché ce ne sono tanti e sono tutte persone che si nascondono, non hanno quella proposopea di portarsi avanti, però noi lo scoviamo. Il prestigioso e apprezzatissimo riconoscimento consiste in una pergamena finemente lavorata e una medaglia clonata per l'occasione. Avvalersi di una Proloco, un sindaco, la regione Marche, delle Proloco, e ce ne sono tantissime nelle Marche, credo che sia un fatto importantissimo di coinvolgimento, di sensibilità a tantissime persone che svolgono questo impegno, naturalmente con passione e con tanto volontariato. Quindi ecco, merito alla Proloco, a chi la rappresenta. È un momento, secondo me, importante di riconoscimento per chi si è impegnato per la città, perciò non solo loro ma anche tutti i cittadini che hanno svolto attività meritorie nel nostro territorio, per cui un riconoscimento che ha il supporto dell'amministrazione comunale, anche se in questo caso l'iniziativa viene da una Proloco. Un'occasione importante per fare anche aggregazione. Certamente chiunque si impegna nel sociale per fare del bene porta tanta luce e tanta speranza alla città. Oggi c'è proprio bisogno di questo, camminare insieme, essere più uniti per una coesione sociale facendo il bene a livello culturale e a livello sociale. Questo significa avere città più vive, più attive e città di pace. L'appuntamento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Ancona, della Presidenza del Consiglio regionale delle Marche, della Confartigianato, del Parco del Conero, dell'Accademia Pesce Azzurro, del Panathlon Club Ancona e del Panathlon Club Senigallia, ed ha assegnato riconoscimenti a 10 personaggi che hanno appunto ricevuto gli attestati di benemerenza. Il nostro marchio è a fianco del Calamo, della società che ha organizzato questo premio, che è un premio indirizzato a persone che nella vita hanno fatto, hanno costruito, e quindi è un premio ultrameritato che ci ha visto al suo fianco dall'inizio, da appena Giorgio Sartini, l'instancabile Giorgio Sartini, ci ha coinvolto. Siamo tutti contenti per essere qui, per festeggiare assieme a Sartini questo importante evento che tutti gli anni si ripropone. È importante il messaggio che viene lanciato. Il territorio è importante, valorizziamolo con delle professionalità e con gente del territorio, quindi del territorio per il territorio. Alla presenza di autorità di prestigio, i premi sono andati a Giuseppe Cristini, direttore Accademia Tartufo nel Mondo, Sandro Marani, Accademia della Cucina Marchigiana, Patrizia Proietti, direttrice sanitario di studio odontoiatrico, Gilberto Gasparoni, amministratore Interporto Marche, Roberto Senigalliesi, giornalista e scrittore, Vladimiro Muti, past president Panathlon Club Ancona, Stefano Pellizza, velista, Giovanni Santilli, direttore Museo Aeronautica di Loreto, Mariella Dubini, Fisart Sommelier, Umberto Bacchetti, presidente Pizza It School di Fermo. Tra i premiati anche un personaggio notissimo, ovviamente, di tutto il territorio marchigiano. Che effetto fa ricevere un riconoscimento così? Ma è un pensiero veramente gentile, importante, una grande soddisfazione. Ovviamente rimani sempre te stesso, insomma, quindi continuiamo a lavorare, cerchiamo di fare del nostro meglio per servire, diciamo, alla collettività, al sistema delle imprese, alle infrastrutture. È una cosa che riempie di soddisfazione e gratifica un po' il lavoro che si è fatto in tutti questi anni, in questi ultimi anni. Io sono un giornalista e mi occupo di diverse situazioni, anche di questi, e questa volta sono stato premiato, quindi doppiamente soddisfatto, e ringrazio doppiamente il cavaliere Giorgio Sartini che ha voluto pensare a me in questa occasione. Ma siamo arrivati a una certa età e quindi forse, considerando tutto quello che è stato fatto in questi anni, può darsi anche che me lo merito, insomma. A chi va dedicato questo riconoscimento? Ma io il riconoscimento lo dedicherei alla cosa, secondo me,
senza nulla togliere agli altri, forse il più importante che ho fatto, che è la fondazione insieme ad altri amici dell'Istituto Oncologico Marchigiano, di cui sono stato presidente per 10 anni. Un orgoglio a ottenere questo riconoscimento? Certamente un riconoscimento bellissimo, che segue una carriera di vela, e mi fa veramente piacere. Riceverlo tra l'altro in questo contesto fa un effetto particolare. Beh, siamo molto legati all'Ancona Yacht Club, è stato per tanti anni il mio yacht club e fa veramente molto piacere riceverlo qui. È un po' inaspettato, però questo ci rende veramente orgogliosi, perché ci dà la prova che tutto quello che abbiamo fatto fino adesso è fatto bene e ci dà anche la possibilità di continuare su questa strada con orgoglio. Qual è il messaggio che rivolgiamo alle persone che oggi insomma hanno la fortuna di vedere questo appuntamento? Non perdere l'occasione di ritrovarsi sempre in comunità. Io penso che sia promuovere il sociale sia la cosa, il perno di tutto.